Santa Paola Elisabetta Cerioni. Ci troviamo in compagnia di Lucia Volcato, formatrice, perché oggi ha guidato un incontro con le insegnanti della scuola primaria sulla pedagogia e sulla scuola del gratuito. Che senso ha la scuola del gratuito senza voti per la scuola italiana oggi? Il senso della scuola del gratuito è quello di avvicinare i ragazzi alla conoscenza in modo gratuito. Cosa vuol dire gratuito? Vuol dire andare a scuola per il piacere della conoscenza e non per avere un voto in cambio. Questa esperienza è nata circa 20 anni fa all'interno della comunità Papa Giovanni XXIII su desiderio di Don Oreste Benzi ed è vissuta in diverse realtà scolastiche italiane. Ora che avevo questa uscita, allora ho coinvolto un insegnante di quinta che aveva già fatto i romani e gli ho detto: dai, vieni con me, i bambini di quinta hanno studiato i romani, fanno da tutto i bambini. La scuola del gratuito aiuta non solo gli studenti, ma anche i genitori e gli insegnanti. In che cosa di particolare? Aiuta moltissimo le famiglie perché entrano a far parte di tutto il progetto educativo relativo al bambino che inizia un percorso scolastico per la prima volta, quindi vengono coinvolti proprio in maniera precisa, quindi chiedendo loro di partecipare, di dare contributo, vengono utilizzati come risorse perché anche i genitori hanno delle capacità, delle abilità che possono mettere a disposizione della scuola stessa. Aiuta gli insegnanti a creare team, quindi a lavorare insieme, a confrontarsi su come intervenire e mettersi in relazione con i bambini che accolgono quotidianamente nelle loro classi e anche sulla formazione, perché questa attività permette loro di crescere formandosi insieme. La formatrice Lucia è da diversi anni che ci sta accompagnando. Noi dobbiamo dire che siamo arrivati al 5° anno di sperimentazione di questa nostra esperienza e le vogliamo chiedere quali sono le sue impressioni in merito alla nostra scuola e in merito al lavoro che ha fatto con gli insegnanti. Allora, le mie impressioni sono veramente molto positive. Qui ho trovato un gruppo pronto, disponibile a condividere un'esperienza che può sembrare anche difficile, faticosa, ma che ha comunque dei risultati positivi. Quindi per me questa realtà scolastica è come un faro che illumina la notte e che rende accessibile anche ad altre scuole la possibilità di vivere un'esperienza come questa.